Ciao e benvenuto al PowerCast, io sono Fabio Gallerani ed in questa serie di audio speciali ti parlo della cultura All-Inners, la cultura del non mollare mai. Se stai lottando per qualcosa allora sei nel posto giusto, voglio darti un messaggio di forza, coraggio ed azione e condividere con te storie vere di persone incredibili. È arrivato il momento di isolarti. Isolarti dalla tua vita passata, isolarti dalle persone che ti hanno sempre sottovalutato, isolarti per evolverti velocemente per raggiungere l'obiettivo. In questo settimo step per diventare imprenditore digitale, ti invito a isolarti. Ne ho già parlato in un altro PowerCast, ma qui voglio andare nel dettaglio. Come fare ad isolarsi, chi evitare, cosa fare. E ti racconto la storia di un ragazzo che recentemente ha iniziato a lavorare con me, ha stretto contatto, e questa persona ha deciso di isolarsi dalle influenze negative esterne per concentrarsi sul proprio percorso, per concentrarsi nella propria carriera imprenditoriale. Inizia adesso il viaggio dentro te stesso, dentro il tuo potenziale, nella sofferenza evolutiva che ti porterà a diventare una persona diversa, una persona che lotta per cambiare ed evolversi nella miglior versione di sé. Esiste chiaramente una solitudine che fa bene, la tua capacità di stare bene da solo è essenziale per liberarti dalle catene della vita passata e proiettarti verso una nuova dimensione di te. La solitudine consapevole ha un sinonimo forte, quel sinonimo è isolamento. Isolarsi e diventare immune alle critiche, ai pregiudizi e alle opinioni di coloro che fino ad oggi hanno solo cercato di buttarti giù, isolarti ti aiuterà a guardarti dentro, ti aiuterà a ritrovare te stesso o te stessa. Soltanto nell'isolamento avrai la capacità di connettere te stesso con i tuoi bisogni e valori più importanti. Isolarsi non significa fuggire dalla vita che stai vivendo, ma altresì significa dare una chance a te stesso di ritrovarti ed adattarti al cambiamento che stai operando. Cambiamento che non si completerà mai se continui a farti influenzare da ciò che arriva dall'esterno, dalle persone che ti circondano. Smettila di ascoltare gli altri, ascolta te stesso. Fin qui dirai, bene, interessante questo argomento, ma cosa devo fare? Mi stai chiedendo di isolarmi dalle persone attorno a me, di diventare una sociale? Beh, la risposta è no, ti sto chiedendo di isolarti dall'energia negativa che circonda il tuo futuro. Infatti isolamento significa riattivare il dialogo interiore, significa scoprire quella luce dentro di te che ti guida da sempre, ma che il più delle volte hai spento tu stesso. Ricordati quando pensavi di concentrarti su un obiettivo e poi da solo ti sei buttato giù e hai deciso di non partire. Beh, hai evitato di isolarti, questo è totalmente sbagliato. Infatti, pressato dall'urgenza sociale ed economica di una società che non ti spinge a diventare un essere straordinario, hai deciso di non partire mai per questo viaggio che implica l'isolarti dal mondo, l'isolarti dalla tua vita passata, l'isolarti dal tuo passato. Isolamento significa non preoccuparsi più di render conto ai giudizi altrui sul nostro percorso, sul tuo percorso, e quindi non devi più render conto a nessuno e creare un'immagine di te accettabile, far vedere ad altri che stai facendo la scelta giusta, quando alla fine le persone là fuori non interessa nulla della tua ambizione, di questo ne abbiamo già parlato. Appena comprendi che al 99% delle persone non interessa nulla di chi sei e cosa fai, a meno che la tua attività non influisca con la loro vita, e questa è una vera e cruda realtà che tu devi affrontare, perché se quello che fai influenza la vita degli altri, andrai a vedere che gli interessa quello che stai facendo, perché stai influenzando e quasi rovinando ciò che fanno gli altri. Quindi capirai comunque che isolarti è la scelta migliore che puoi e devi assolutamente fare per evolverti. Ti voglio raccontare un aneddoto. Questo aneddoto è di una persona che mi sta molto a cuore, il nostro videomaker Thomas Oppold, una persona che era studente nella nostra accademia ed è una persona che rappresenta al 100% la cultura All-Inners, la cultura del non mollare mai. Beh, questa persona, quando ha deciso di diventare un professionista del web, si è totalmente isolato dall'esterno. Ha smesso di frequentare amicizie tossiche, persone che lo vedevano magari come un cameriere. Lui ha fatto il cameriere, ha fatto il panettiere, ha fatto la persona che risponde al call center, ha fatto tutti i lavori più umili sul mercato. E questa persona ha deciso un giorno, quando ha incontrato Marketing Genius, ha incontrato il nostro progetto, di isolarsi dal mondo e iniziare a studiare. E poi, grazie alla sua grande passione per fare video, è stato incorporato al nostro team e da lì è iniziato un viaggio incredibile, perché ti dico la verità, quando abbiamo chiamato Thomas a lavorare con noi al nostro progetto ci avevano detto che sapeva fare video ma non ci avevano detto che qualità di persona fosse, che tipo di spiritualità, che tipo di potere interiore avesse questa persona. Quando lo incontrai la prima volta ti posso assicurare che mi sorprese davvero, perché quando tu sai leggere le persone allora impari a vedere la loro energia e in 3 secondi capisci se quella persona ha un potenziale incredibile
o semplicemente non ce la potrà mai fare. E quando entrai in contatto con Thomas, apprezzai tantissimo la sua etica di lavoro, la sua etica lavorativa. Questa persona è capace di isolarsi per ore e giorni interi pur di portare a termine un obiettivo. Quindi l'isolamento non è inteso in termini di asocialità, di depressione, di solitudine. Molte persone dicono non voglio isolarmi, non voglio essere solo, ma sono due cose totalmente diverse. La solitudine è quella che combattiamo, è ciò che combattiamo all'interno del movimento All Inners. La solitudine è combattuta dalle persone che compongono questo movimento perché vogliamo fare in modo che tu non ti senta solo nel tuo percorso imprenditoriale, perché se sei da solo, molli subito. Se sei da solo dopo 3 mesi che ti va tutto male, lasci perdere e torni indietro. E quindi l'isolamento è imprescindibile. L'isolamento vuol dire sapere di non essere soli, ma isolarsi per concentrarsi e fare in modo di far accadere le cose. Per questa ragione l'esempio di Thomas è eclatante. Questa persona a volte sparisce per 2 o 3 giorni, poi esce con il lavoro della vita, con il videoclip promo della vita, la promozione che poi lanciamo sul web e ci genera tantissimi risultati, tantissimi nuovi iscritti, tantissimi clienti. Per questa ragione questa persona credo che abbia un potenziale immenso e la sua etica di lavoro e la sua capacità di isolarsi debba fare da esempio, deve essere da esempio per te che in questo momento hai paura del farlo. Hai paura di isolarti, hai paura di lasciare tutti i tuoi amici, di non connettere più con la tua routine, ma ti do una brutta notizia. Se non ti isoli, non ti concentri e non ti focalizzi su quello che vuoi, oggi stesso, beh amico mio, evita di partire per questo viaggio dell'imprenditore digitale. Se invece accetti il fatto di non essere solo, ma del dover isolarti dall'esterno, allora parti adesso. Parti adesso, isolati, concentrati, fai in modo che tutti gli impegni inutili vengano cancellati dalla tua vita e vai e prenditi il tuo obiettivo imprenditoriale. Io sono Fabio Gallerani, stai ascoltando il Powercast Special, una serie di audio dedicati al percorso che devi fare per diventare imprenditore digitale, ovvero un tipo di imprenditore che attraverso internet riesce a realizzare imprese straordinarie ed avere una vita incredibile, una vita in libertà, una vita dove può scegliere dove lavorare, con chi lavorare e come fare. Per questa ragione ti ringrazio di avermi seguito, seguimi su iTunes e Spotify, puoi ascoltare questi audio quando vuoi, dove vuoi. Seguimi sui social Fabio Gallerani Official, la mia pagina dove trasmetto ogni settimana contenuti di altissimo valore. Scarica la app Podbean se vuoi portarti questi audio sempre con te. Ti ringrazio davvero per avermi seguito e per avermi ascoltato. Condividi questo audio. Condividi questo audio se sei in diretta, commenta, fammi sapere cosa ne pensi, che argomenti vuoi che tratti. Fammi sapere se ti sta piacendo questo percorso che ti sto facendo vivere nella ricerca del tuo potenziale, nella ricerca del diventare una persona straordinaria. Ti ringrazio e ci sentiamo al prossimo audio. Ciao!